take this great nation away from me. God bless the old Navy. God bless America. Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Leon 4 con una Old World Blues, Cradle of the Apocalypse Modern. Siamo qui oggi perché vorrei parlarvi un po' del mio canale, mentre intanto inizio una nuova serie con, ovviamente, nel canale, perché sennò non è perché ci chiamiamo così. Allora, da dove partire? Voglio scusarmi con voi se in questa settimana non ci sono stato, ho avuto problemi, purtroppo non sono tecnici, e quindi problema tecnico del computer che fortunatamente penso di aver risolto. Con il problema risolto siamo qui perché voglio parlarvi di questa mod, una mod che mi è sempre piaciuta. Come sapete abbiamo giocato a Fallout Universalis, su Europa Universalis 4 per l'appunto, in cui abbiamo visto il nostro enclave che si trovava ben qui a Chicago vince la sua guerra contro la Midwestern Chapter, che sarebbe una componente d'acciaio di Fallout Tactics, e ci siamo espansi fino alla East Coast, quindi dove si sono sviluppati i Fallout della Bethesda, Fallout 3, Fallout 1 e adesso anche Fallout 76. Qui ci troviamo nella West Coast, in cui si è sviluppata la lore dei primi Fallout, si è sviluppato Fallout stesso, il primo, il secondo e anche New Vegas, uno dei migliori a mio avviso fatto in brevissimo tempo. Poi se volete vi farò un altro video in cui vi spiegherò questo. Intanto siamo qui con il nostro enclave. Come sapete, l'enclave, dopo la distruzione della sua Poseidon Oil Rig, più o meno qui, no, forse un po' più su, va bene, da queste parti qua, l'enclave si è, quindi, sparpagliata, se così si può dire. Gli abitanti, i cittadini che lavoravano e che servivano l'enclave, si trovava a Navarro. Questi cittadini poi sono stati sconfitti, che è stato un grande assalto della RNC, quindi della New California Republic, contro Navarro, che volevano quel territorio per l'appunto, perché l'enclave era comunque una fazione molto temibile per le sue armature e armi al plasma. E poi arrivò a un fratello dell'acciaio che uccise i rimanenti, insomma. L'enclave poi è andato a Chicago, secondo una vera lore, prima di 1-2 Tactics Van Buren, che poi non è mai uscito. Sul 3 rinasce, così spona di nuovo nella East Coast e poi sponda tutti quanti. Dopo poi sappiamo com'è andata, vedete cosa ha fatto. Su questo gioco invece si vede un enclave rinato che lavora sotto, cioè nel senso c'è, ma non deve farsi vedere da RNG, perché sa e potrebbe essere sconfitta, perché se l'RNC scoprisse, devo dire, che c'è ancora l'enclave a Sierra Deposito, che sarebbe qui a New Reno, l'RNC potrebbe attaccare l'enclave. Comunque siamo pronti per, dopo questa piccola, insomma, dopo questo piccolo riassunto di un po' la mappa, noi siamo qui. Il nostro obiettivo è di conquistare, se non sbaglio, New Reno, Pod City, Yakuza Territory e gli Antelope Tribe. Questi è il nostro obiettivo. Il mio prossimo obiettivo è quello di prendere Arroyo, Klamath, Compagnia d'Acciaio. Eccoci qua. In questa mod si inizia sempre con questi tre focus che durano 7 giorni, in cui deciderai, ci sono delle decisioni in cui tu avrai dei bonus o dei mouse e farai una tua specie di storia. Allora, questa mod è una sub mod. Questo enclave rinato,
proprio così si chiama, è una submod di questa mod, perché in realtà io potrei chiamare l'enclave, se giocassi con New California Nepalmic, mi uscirebbe un evento in cui ci sarebbe scritto che ci sono degli uomini che si chiamano enclave. Se io ignoro queste persone, qui in basso, qui, proprio Sancton Sea e Greater dei Go, cioè, ci sarà un'enclave. Però perché giocare con RNC per poi passare all'enclave quando c'è già un'enclave, una submod con un proprio focus tree che l'enclave che farà spawnare il gioco non ha, e quindi ho potuto prendere questa submod che è fatta anche molto bene. Adesso c'è Archidornan, come non ricordarlo, nostro sergente alla base militare di Navarro, insomma, con comunque delle buone skin che ha, cioè in time meno 30%, io direi che è ottimo. Abbiamo queste divisioni dell'enclave, coloro che sono rimasti, sbagliato, da un assedio del prescelto a Navarro. Comunque, our escape facciamo immediatamente, mentre qua invece dobbiamo concentrarci su un'ingegneria, in questo caso su un'armatura, quindi su una difesa. Beh, ovviamente è una mod in fase di sviluppo, quindi con calma si migliora sempre di più, non solo una super mod, ma anche la mod Old World Blues. E facciamo anche Ore Instruction. Però abbiamo due fabbriche disponibili, strano, però va bene. Dobbiamo farne degli outpost, facciamone su questo territorio. Bene, e poi vediamo cosa dobbiamo fare. Qua ci sono le decisioni. Ma no, working stability, no, meglio non togliere più stabilità di quando non ne abbiamo già, perché fa schifo, cioè 26% non è proprio necessario. Adesso sarebbe ottimo per il 75 di political power, ma per adesso non facciamo niente. Allora, continuiamo intanto, mettiamo le nostre 5 divisioni. Ecco qua, noi siamo sotto coperta in questo caso e quindi non dobbiamo farci scoprire dall'RNC. Quindi ogni volta noi dovremo pagare, spero, dobbiamo pagare un po', dobbiamo spendere un po' i nostri punti comici per nascondere le nostre attività dall'RNC. Ogni volta aumenterà sempre di 5 punti, quindi siamo in questo caso torchiati da questa maledetta azione, e non è che ami così tanto. Quindi adesso noi, il nostro obiettivo è semplicemente quello di vincere. Non credo ci sia un obiettivo migliore. Ora, le nostre divisioni qua sono ampiamente addestrate, quindi non credo sia necessario allenare ancora di più le nostre divisioni. Adesso, però abbiamo meno 500 di manpower, che già ne abbiamo poco. Ce ne siamo andati con i vertebrate, quindi avremo 150 vertebrate.
No, ma veramente? No, fatemi capire. No, fermi tutti un attimo. No, forse è meglio non fare quello che è scritto qua. Perché fare la faccio. Più 10% perché ha lavorato per Fengoni per insomma. Come stiamo in research time? Siamo troppo. Dove sta? Meno 20%. Facciamo questo. Conto chi schierarci. NCR, come la volete chiamare, insomma. Conto chi schiaccia un Wargo contro i Khan o gli... o contro quest'altra tribù di stronzi, i Khan, comunque non ne attaccheremo. Ah, la fuga di Anderson, meglio avere più popolazione reclutabile, in questo caso, perché è ottimo, diciamo la verità. Allora, Purity, con questo avremo accesso a... stato albero di Fox. Andiamo avanti. Possiamo avere dei discorsi. Possiamo fare dei discorsi come quelli di John Henry Eden in Fallout 3. E quindi aumentare la popolarità dei puristi. Oppure togliere popolarità dagli intellettuali, che sarebbe una reform faction. Però non voglio fare niente. Però che ci sono ancora dei Loyalist di Dornan, e io credo che sia fantastico. I Desert Range, quindi di Westland, quindi Westland 2, Disloyalty, attenzione, Disloyalty. Qui potremmo prendere 50 punti politici che non vorrei togliere, mentre a sto punto ne avevo 50 di manpower, tanto non fa niente. Ok, fermiamoci un attimo. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è questo qua, non si può. Facciamo questo, più 100 di politica in power è ottimo. Intanto io faccio questo, bisogna dire che si approccia a distruggere tutto e tutti, come sempre del resto. Ancora con sta storia, e che palle, prendiamo anche 250. Questa smeantà non mi sta piacendo. Tutto sto bene di Dio, dai, insomma, che cazzo. Division speed più 5%, questo qua invece è soft attack e hard attack, no, ma io ho un attack in questo caso per la velocità, ci penseremo qualche altra volta. Cos'è questo? Se questo come si fa? Manpower più di 100, perché non è giustificato, ci sto a capire un cazzo, insomma, va bene. Ah, ma non serve a niente, cioè ti perde solo manpower e stabilità, cioè... e diminuisci l'intellettuale che già sono pochi, quindi non serve a niente. Devo tenermi, quando mi devo tenere? 23 punti. Altri 18 giorni. Ok, non ne posso prendere qua. Prendiamo. Armi logistic meno 8% di attrito. Che ci toglie un bel po' di attrito, che mi fa molto piacere questo. Protettori dell'umanità, sempre questa cosa mi fa. Affrettare l'incidente, che cazzo c'è? Lasciamo perdere, vogliamoci un po' di wall support, non fa niente.
tanto ne prendiamo altro 10%, quindi non c'è nessun problema, ragazzi. Eccoci qua, puristi, 10% di popolazione potabile, più organizzazione, copia vetter, velocità e non come power, non mi ricordo cos'era. Remember Navarro, come fai a scordartelo? Ah, abbiamo fatto qua bene. No, facciamo un'altra qua. Aspettiamo un po' di giorni, perché altrimenti se li spendiamo subito è peggio. Andiamo qua, visto 81, 81 su 100, va bene. Bubbles di Enclave, no, 95, vabbè. Facciamo un Enclave Radio. E quindi adesso facciamo riorganizzare le truppe. No, non c'ho stabilità, è che palle però. Contattiamo i sopravvissuti, i rimanenti, insomma. E contattiamo i veterani, va. Ok, adesso ne abbiamo deciso che noi potremmo chiamare per 3 volte, no, non per 3 volte, non mi ricordo quante volte i sopravvissuti dell'enclave, e quindi abbiamo minimum manpower ogni volta. Quindi se siamo a corto di cui facciamo questo evento o decisione e avremo min di manpower che lo puoi fare proprio adesso. Aspettiamo 20 giorni. Già di Cesare che si fotte tutto e tutti sempre. Ecco. Bene, ottimo. Qua facciamo Robin Camps e capanne tribali. Qua è che siamo a Rogue. Che succede? Ah, non sto addestrando nessuno. Cacatemi in cazzo. Tutemi i veterani. Ecco. Altre due belle divisioncine di veterani. Non c'è cosa più bella, signori, secondo me. Facciamo The Sir Army Depot. Ora adesso possiamo chiamare per 3 volte 3 divisioni dei veterani dell'enclave che farei immediatamente. Lo faccio proprio di seguito, vera propria. No, 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 ho sbagliato, ma porca puttana. Altre 2 divisioni. Cazzo, non è NC, oddio, io qua devo pagare pure, ma che palle. Ah, qui c'è il tempo delle biciclette, giusto per fare qualche giro a volte, che sono noioso da sempre a piedi. Ed ecco qua, l'ultima divisione di veterani è pronta. 12 divisioni, secondo me ottime. Togliamoci un po' di stabilità, non lasciamo sospetti a niente, a nessuno. Bene, per ora lasciamoci così, va molto bene. Douglas Granite qua è immortale e se ne è andato, va bene. E con sé 50 manpower perché sennò è brutto e peccato. Tanto farming perché così abbiamo la popolazione inevitabile. Facciamo questo. Inizia training. Fermi tutti, abbiamo un aeroporto. Abbiamo un aeroporto, signore. E vai. Vabbè, allora, io direi che con questo episodio in cui abbiamo i nostri vertibird può finire qua. Spero che questa serie, questo episodio vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate. Quindi vi vedete e ci vediamo sul prossimo video.